Ora continua il viaggio di Buongiorno Regione dedicato alle piazze più belle della Sicilia. Oggi andiamo ad Assoro, comune della provincia di Enna, tra arte, storia, cucina, artigianato. Ci racconta tutto Loredana Caciccia. Buongiorno, buongiorno da Assoro, cittadina di 5.000 abitanti in provincia di Enna. Ci troviamo nel chiostro della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Accanto a me c'è il sindaco Giuseppe Capizzi, che ci parla di questo comune così importante per la Sicilia. Ma guardi, questo comune coniuga in sé gli elementi fondamentali per un turismo di qualità, non di elite intendiamoci, ma un turismo di qualità sicuramente. Abbiamo storia, tradizioni popolari, patrimonio artistico che oggi si arricchisce di questo splendido ritrovamento del Cenacolo all'ex convento degli Angeli. Quindi sicuramente abbiamo tutte le carte in regola per poter rilanciare il settore turistico all'interno del nostro comune, del nostro territorio. Ci ha accolto il coro Papalomeo, è importante perché c'è una tradizione legata ai giorni della Quaresima. Guardi, l'ascolto del Papalomeo rappresenta proprio l'inizio della Settimana Santa e dei riti della Pasqua da noi. Un coro che nell'esprimere il lamento sostanzialmente pone l'interrogativo eterno: perché si è fatto questo male a Cristo? Sostanzialmente è questa la domanda che pongono questi cantori in questa nenia che è di tradizioni antichissime e di una emozione struggente che coinvolge tutta l'intera popolazione, soprattutto durante la Settimana Santa e la sera del Venerdì Santo, quando un'opera straordinaria, il Cristo di fattura gaginiana, viene portato in processione per le vie del nostro centro abitato. Quindi è un invito anche per valorizzare ulteriormente questa nostra tradizione mediante il rilancio del turismo ad Assoro. Questi sono alcuni dei prodotti tipici di Assoro. Cominciamo dal pane, l'elemento principale dell'alimentazione. Sì, allora dobbiamo dire che Assoro offre una miriade di prodotti agricoli. Sostanzialmente il pane è l'elemento più tipico di Assoro, proprio perché Assoro ha una tradizione prettamente agricola e cerealicola. Ma non è solo pane, è olio, ma anche formaggio e salumi. Assoro appunto vanta la propria produzione relativamente a quello che è il pecorino e il piacentino ennese, che è un particolare tipo di formaggio che risulta aromatizzato sia di pepe nero che zafferano. Poi non dimentichiamo la ricotta e appunto i salumi che derivano dalla carne di ottima qualità. E dai prodotti agroalimentari all'artigianato. Piccole aziende o ditte individuali si preoccupano della lavorazione totalmente artigianale, quindi importante, tengo a precisare, fatta a mano di tutti i loro manufatti e tutti i loro prodotti che hanno un buon riscontro anche nel mercato locale o soprattutto per gli amatori di particolari tipi di prodotti, anche oggettistiche in particolare. La stessa cosa, la stessa valenza acquisisce anche l'azienda manifatturiera tessile. Qui ne abbiamo, proseguendo, un paio di esempi. Sono qui dei cappelli e la signora è la creatrice di questi lavori, che sono particolari, fatti a mano. Sì, sono tutti fatti a mano, soprattutto che sono anche di materiali diversi e sono addirittura anche sia riciclabili che anche modellabili o lavabili, quello che molte volte non succede con alcuni cappelli.